Per la Sampdoria sulla Roma nel secondo quarto di finale della Coppa Italia sentiamo Piero Neto. La Sampdoria agguanta in extremis la vittoria sulla Roma nella prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia, al termine di una partita difficile e certamente poco spettacolare. Prive di uomini chiave come Mancini e Giannini, le due squadre hanno un avversario in più, il terreno viscido e insidioso, ma non riescono a imbastire giocate all'altezza della loro fama. Le difese prevalgono sugli attacchi e a centrocampo la confusione è notevole. Alla mezz'ora la Samp reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area giallorossa, ma sguizzato fa proseguire. Il penalty arriva comunque 10 minuti dopo, quando Pellegrini atterra a Buso sulla linea di fondo. Il rientrante Vialli conferma che dal dischetto questo è un anno nero per la Samp. Il suo tiro è intuito da Cervone, che vola a deviare. Cervone sarà protagonista assoluto anche e soprattutto nella ripresa. Dopo un minuto neutralizza un tiro di Lombardo e dopo un tentativo romanista affidato ad Hassler, che però colpisce la traversa, il numero uno romanista dice di no a Vialli e si produce in una serie di interventi strepitosi sui successivi tentativi della Samp, che ormai rischia il tutto per tutto. Ancora un brivido per Pagliuca, che riesce a deviare di piede una incursione di Föller, e a 2 minuti dalla fine la Samp riesce a passare. Anche stavolta Cervone prova a fare il miracolo, ma Vialli è in agguato e questa volta non c'è niente da fare. Tra poco più di un'ora le altre due sfide che completano il programma di andata dei quarti di finale, Juventus-Inter e Parma-Genoa. Per il resoconto filmato, appuntamento con Mercoledì Sport su Rai 1 alle 23. Chi vuole seguire gli incontri in diretta via radio può sintonizzarsi invece su Radio 1 e Stereo Rai alle 19.30. Ed ora con Ennio Vitanza rivisitiamo il successo del Milan sul Torino nell'anticipo di ieri sera. 48 ore dopo la nervosa partita con la Juventus, il Milan riprende a macinare gioco 2-0 nell'anticipo di Coppa Italia contro il Torino, che ha retto il ritmo rossonero soltanto nella prima mezz'ora. Tra i migliori granati in questa fase Lentini. Il gol di Baresi al 30° ha concretizzato la superiorità del Milan. Grande festa intorno al capitano che, squalificato, non giocherà a Firenze. Per Antonioli, intervento impegnativo su punizione di Policano. Rossoneri senza 6 titolari, ma con Van Basten sempre pericoloso. 2 pali, tiro a porta vuota e pallone sul fondo. Poi rapido scatto e palla respinta dalla traversa. Gran gol di Simone per il 2-0 all'inizio della ripresa, partita virtualmente chiusa. Maradona non ha chiuso con il mondo del calcio. L'ultimo annuncio sul suo futuro sportivo è clamoroso. Tornerò a giocare nel Boca Juniors, ha detto Maradona, con l'idea di far parte della nazionale che potrebbe disputare i mondiali nel 94, negli Stati Uniti. In Italia, ha aggiunto l'argentino, non giocherò più. Programma gli altri 3 incontri dell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Vediamo subito i risultati completi. Sampdoria-Roma 1-0. Parma-Genoa 2-0. Milan-Torino 2-0 giocata ieri. Juventus-Inter 1-0. Dunque tutte vittorie interne, ma con punteggi da poter ribaltare la situazione tra 15 giorni quando ci saranno le gare di ritorno. Un fatto statistico abbastanza curioso: non sono stati trasformati ben 3 calci di rigore. Il primo da Vialli, che però ha segnato per la Sampdoria il gol partita a 2 minuti dal termine. Gli altri 2, uno per parte dall'Inter, che con Matteus ha fallito dagli 11 metri mandando il pallone sul palo di sinistra della porta difesa di Peruzzi. L'altro dalla Juventus, che dopo essere andato in vantaggio al primo minuto della ripresa con un bel gol di Di Canio, non è riuscita a trasformare un calcio di rigore che Baggio, grande specialista, ha tirato debolmente facendosi neutralizzare da Zecchi. Il solito Parma, irresistibile in casa, ha avuto la meglio sul Genoa per 2-0. Ora posso partire i filmati, cominciando dalla partita di Torino. ...1-0 per la Juventus, rigori falliti dagli specialisti Matteus e Baggio e molte emozioni al delle Alpi di Torino fra bianconeri e nerazzurri. Ecco Peruzzi all'esordio in competizioni ufficiali con la Juventus, che è priva di Julio Cesar, Kohler e Schillaci. Una vivace Inter che in campo in formazione altrettanto rimaneggiata ha l'opportunità di andare in vantaggio al 14° minuto. Reuter cerca il pallone e trova i piedi di Dino Baggio in area. Amendolia decreta il calcio di rigore che lo specialista Matteus sciupa contro un palo. La Juve tira un sospiro di sollievo e risponde con Marocchi, che sciupa dopo la raffinata triangolazione con Corini al 18° e 1 minuto dopo con Casiraghi, al quale si oppone il signor Zenga. Al 37° palla gol fallita da Casiraghi sul cross di Di Canio. Quindi la risposta dell'Inter, devia De Agostini quasi.
Se sulla linea il bel colpo di testa di Fontolan. Bravo Zenga al 44esimo sulla conclusione di Conte. Meno bravo Amendolì al 45esimo perché nega un calcio di rigore che ci sembra evidente a favore della Juventus per l'intervento di Beppe Paresi su Baggio in area. Sul successivo calcio d'angolo Zenga devia oltre la traversa il colpo di testa di Casiraghi. Il tempo di un tecaldo e la Juventus passa in vantaggio al primo minuto del secondo tempo. Corini scodella in area nerazzurra una palla che Casiraghi controlla e poi appoggia verso il lanciato di Cagno. Diagonale vincente, 1-0 per la Juventus, mentre l'Inter protesta per la sospetta posizione di fuorigioco dell'ex laziale. Di Cagno potrebbe raddoppiare al settimo, ma il centravanti bianconero decide di non esagerare e spedisce alle stelle una palla che era soltanto da spingere in rete. Al 15esimo Amendolia fischia un secondo calcio di rigore per l'intervento di Montanari su Baggio. Una vecchia teoria suggerisce di non affidare il tiro dal dischetto al giocatore che subisce fallo. Infatti Baggio calcia debolmente di piatto destro nelle mani di Zenga, il quale ringrazia. L'Inter si avvicina al pareggio quando mancano 9 minuti alla fine. Bel lancio di Orlando per Klinsmann che si libera in area. Peruzzi è bravo a sventare in calcio d'angolo la conclusione del giocatore tedesco. Ancora Klinsmann impegna Peruzzi al 42esimo, tiro comunque non irresistibile anche se spettacolare. Vano l'assalto finale dell'Inter che accarezza la traversa e poi sfiora il gol al 45esimo con Mateus, il quale conclude da buona posizione a lato. Finisce così 1-0 per una Juventus ridotta un po' in affanno sul finale dopo aver sciupato non poche palle gol. Parma e Genoa, che il campionato vede in corsa per un posto in UEFA, hanno onorato l'impegno di Coppa Italia con una prestazione davvero vivace, spettacolare e sgombra da ogni ostruzionismo tattico. Con Zoratto sul podio del centrocampo per una regia lucida e sicura, il Parma di Scala ha girato su schemi e automatismi collaudati e tali da imprimere alla gara ritmi davvero sostenuti, se non proprio sorprendenti. Tant'è che dopo aver mancato una facile occasione con Scuravi, dopo soli 3 minuti di gioco, il Genoa si è visto costretto alla difesa, richiamando intorno a Signorini e Caricola, oltre a Branco e Torrente, anche tutti i centrocampisti. Merito del velocissimo Aguilera aver tenuto sempre allertata la difesa del Parma. Uscito l'uruguaiano in apertura di ripresa, il Genoa ha mantenuto in attacco il solo Scuravi, agevolando i ripetuti attacchi del Parma al tiro con Agostini, Osio, Brolin e Nava. Al 23esimo della ripresa, Zoratto mette Brolin davanti a Braglia.